Buongiorno amici, benvenuti. Come vedete alle mie spalle, se riesco a inquadrare, aeroporto di Malta, sono arrivato, purtroppo il tempo è bruttissimo, un vento della Madonna, piove sì e no, quindi adesso mi reco a fare il test, sono anche un po' spezzinato, vedete che c'è il vento, e vedete, ho messo anche la giacca nuova, andiamo, cerchiamo la concessionaria dove è la moto e facciamo il test, almeno spero che me lo facciano fare anche se il tempo è brutto. Ok, ci vediamo alla concessionaria. Bene ragazzi, purtroppo il tempo non mi ha concesso di fare una prova bella approfondita tra il vento, tra la pioggia che pioveva e mollava e tra il fatto che a Malta hanno la guida al contrario della nostra, ovviamente è stato molto difficoltoso e quindi ho evitato. La marca in Italia non c'è e si chiama Evoque, vedete sul serbatoio la scritta con quel logo. In questo momento fa due modelli, uno si chiama Urban S che è questa col cupolino e un'altra che adesso vi faccio vedere la foto si chiama Urban Classic. Personalmente a me piace più la Classic con il faro rotondo, sa più di naked, diciamo così. Guardando la moto devo dire che tutto sommato è una moto artigianale, quindi nel momento che noi facciamo l'ordine per poterla avere ci va qualche tempo perché loro la fanno proprio appositamente per noi. Ma devo dire che tutto sommato, tranne magari qualche cosina che io avrei migliorato, ma si può customizzare poi dopo, nel complesso non è affatto male. Ha una, diciamo così, dimensione di una vera e propria moto perché comunque ha un copertone posteriore da 180 ragazzi, quindi cioè, una bella bestia di copertone, come potete vedere, comunque non è la solita moto cinese, diciamo più piccola rispetto a quelle normali, perché se voi guardate una moto elettrica cinese solitamente sono un po' più piccole e poche hanno anche le ruote grosse, questa invece effettivamente ha veramente le ruote grandi, guardate anche solo i freni davanti, doppio freno davanti a disco e anche dietro freno ovviamente a disco singolo. Cosa mi è piaciuto o no? Allora diciamo che avrei migliorato di sicuro la presa posteriore della ricarica che si vede che è artigianale e non è, mi fa impazzire, infatti se me la dovessi comprare è la prima cosa che toglierei. Mi piacciono molto le maniglie posteriori. Un'altra cosa che invece non mi è piaciuta è il forcellone posteriore che è uno scatolato con avvitato della plastica, diciamo così, per camuffare un po'. Avrei preferito sicuramente del finto carbonio. La batteria è da 73 A circa, il voltaggio è da 115 volt e raggiunge comunque una velocità di 130 km/h. Tutto sommato devo dire abbastanza buona come velocità, insomma, ci soddisfa pienamente. Oltretutto, superando i 5 kW si può andare tranquillamente in autostrada, almeno sembra che così sia consentito per le elettriche. Nonostante il peso che è di 179 kg e non è granché perché comunque sia ha un pacco batterie, questo pacco batterie è stato ben, diciamo così, sfruttato e messo al posto del motore e il peso devo dire che è molto equilibrato. Il motore che vedete dietro è un 8000 watt, però diciamo così che arriva a sviluppare 19 kW di picco. Perciò devo dire che una potenza tutto sommato non è male. Consideriamo che questa moto è classificata come un 125, però può raggiungere tranquillamente i 130 km/h, ovviamente è bloccato per diciamo così, questione di consumo della batteria, e da 0 a 100 comunque in 6 secondi, da 0 a 60 km/h in 3 secondi, quindi per la sua categoria devo dire che è una moto molto veloce. Bella perché come potete vedere, anche se a me non è piaciuto come è fatto l'attacco dietro, si può caricare dalle colonnine che ha l'attacco praticamente rapido. Poi vi faccio vedere lo schermo, adesso in questo caso ho detto il triangolino perché c'era il cavalletto giù, si può passare dalla potenza City alla potenza Pro, ha anche la retromarcia e nella, diciamo così, Eco va in automatico da solo quando si arriva al 10% della batteria. Devo dire che la moto tutto sommato è anche bella perché a parte solo questo piccolo vano che vedete sotto il sedile,
purtroppo non hanno studiato, non ci hanno pensato, forse perché il pacco batterie è veramente grande per avere un po' più di autonomia, che l'autonomia vi parlo di circa 200 km, ma il serbatoio è in metallo, quindi non è come le altre tutte in plastica, ma è in metallo e quindi non è affatto male. Una volta chiusa la sella, ricontrolliamo, vi faccio vedere di nuovo la strumentazione. Vedete, il serbatoio è veramente bello in metallo. Mi piace veramente un sacco, perché anche quando ci si siede sopra si sente proprio come se fosse una moto, tipo un Naked 600 classico giapponese. Vi faccio vedere il display. Abbiamo appunto, oltre le varie spie, frecce, luci, anomalie motore, diciamo così, se succedesse qualcosa, abbiamo anche la potenza dell'accelerazione, l'erogazione, ovviamente il contachilometri. La velocità, abbiamo la percentuale della batteria, anche se messa in quel modo non ha proprio la percentuale ma solo la barretta, e abbiamo anche la temperatura che se dovesse scaldare la batteria, oltre alla temperatura ovviamente esterna e il voltaggio. Abbiamo anche un'app dedicata da poter controllare le varie funzioni della moto col Bluetooth. Ok, spero di vederci a un prossimo test un po' più con calma. Al prossimo video da calendario. Ciao ciao!